Buongiorno, siamo in piene Olimpiadi, stiamo facendo le ultime eliminatorie nelle nostre sedi, siamo qua con il collega Giuseppe Mastrangelo, responsabile del settore formazione e pratica, chiediamo a lui come stanno andando le Olimpiadi. Le Olimpiadi vanno avanti, le eliminatorie stanno scorrendo in maniera ottimale, stiamo contattando le varie persone su tutte le sedi, c'è qualche inghippo, ma diciamo che stiamo avviandoci alla conclusione delle eliminatorie, quindi a prepararci per la parte finale che sarà attorno alla fine di marzo. Quindi c'è ancora tempo, chi si vuole iscrivere può ancora iscriversi e partecipare. Mi raccomando allora, iscrivetevi ancora numerosi, vi aspettiamo. Buongiorno e benvenuti al TG Saldatura Flash di questa settimana. Apriamo il nostro TG con una notizia da Confindustria Modena. Grazie a Confindustria Modena è più semplice per le aziende ottenere finanziamenti. Siglato il protocollo d'intesa tra l'Associazione degli Industriali Modenesi e 6 istituti di credito. Obiettivo dell'accordo: sostenere l'attività delle imprese associate e rendere più efficaci, semplici, veloci ed economiche le procedure bancarie per la richiesta finanziamenti. Protagonista dell'accordo è il fascicolo informativo Il quadro di impresa, un documento che racchiude tutte le informazioni necessarie alle banche per valutare la possibilità di elargire credito alle imprese. Il fascicolo informativo, redatto dall'impresa richiedente il credito, verrà esaminato in tempi brevi, massimo 30 giorni. In caso di rifiuto della richiesta dovranno essere esplicitate le motivazioni. Se la domanda invece verrà accolta, riconosceranno vantaggi che potranno arrivare anche ad una riduzione delle commissioni di disponibilità fondi fino al 50%. Per maggiori informazioni e approfondimenti è possibile consultare il sito Confindustria Modena. Importante appuntamento giovedì 21 febbraio presso la sede IS di Genova. Si svolgerà il seminario dal tema Il processo di protezione dalla corrosione mediante verniciatura nel settore dei veicoli ferroviari, qualificazione delle procedure e del personale. Ce ne parla per noi l'ingegner Stefano Morra, direttore tecnico IS CERT. Buongiorno. L'Istituto Italiano della Saldatura, nel suo ruolo di ente a servizio dell'industria, da molto tempo ha dedicato moltissima attenzione ai processi di protezione dalla corrosione. Questo in diversi settori industriali, dal mondo delle costruzioni civili al settore impiantistico, non ultimo al settore dei veicoli rotabili ferroviari. Sicuramente la corrosione è un fenomeno di grandissima rilevanza per l'esercizio e la vita di tutti questi manufatti metallici. Nel settore dei rotabili ferroviari è di recente pubblicazione un'importantissima linea guida effettuata dalla ICQ, settore trasporto su rotaia. Questa linea guida descrive tutti gli aspetti rilevanti nella gestione e controllo dei processi di protezione dalla corrosione, dedicando particolare attenzione al processo di verniciatura. È una linea guida molto completa ed esaustiva che affronta tutte le tematiche importanti appunto per il controllo di questo importantissimo processo. Il 21 febbraio a Genova l'Istituto Italiano della Saldatura organizzerà quindi un convegno proprio per presentare al settore dell'industria interessato, vale a dire quello dei rotabili ferroviari, questa importantissima linea guida. Molto importanti sono gli aspetti relativi alla qualificazione, alla formazione e qualificazione del personale, che durante la giornata verranno affrontati nel dettaglio per dare tutte le informazioni necessarie alle aziende che vorranno partecipare. Ringraziamo l'ingegnere Stefano Morra per aver evidenziato gli argomenti oggetto del seminario tecnico e ricordiamo che per iscriversi al seminario occorre compilare la scheda di iscrizione contenuta a pagina 3 di Saldatura Flash di questa settimana, oppure richiederla contattando la segreteria organizzativa manifestazioni tecniche del nostro istituto. Cambiamo argomento e concludiamo il nostro TG con una notizia da AQM.
centro di eccellenza che collabora ormai da anni col nostro istituto, che ci segnala l'importante seminario gratuito sui temi della corruzione e sullo sviluppo di modelli 231 semplificati. Si tratta di un'iniziativa volta a supportare le imprese sullo sviluppo di progetti di governance in merito all'efficace applicazione di sistemi integrati modello 231 sicurezza, per la prevenzione degli incidenti sul lavoro e l'esclusione dalle responsabilità aziendali derivanti da lesioni, omicidi colposi e reati ambientali, oltre che per la prevenzione dei reati di corruzione. Il seminario, riservato ad amministratori e sindaci delle piccole e medie imprese, si svolgerà venerdì 1 marzo presso la sede AQM di Provaglio di Iseo. Ribadiamo che il seminario è gratuito per coloro che intendono partecipare e comunque gradita l'iscrizione. La scheda è disponibile sul sito AQM. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i riferimenti in sovraimpressione. Questa era l'ultima notizia per oggi. Ricordiamo che ulteriori approfondimenti alle notizie evidenziate si possono trovare consultando Saldatura Flash di questa settimana. Vi ringraziamo come sempre per l'ascolto e vi diamo appuntamento con le notizie dal mondo della saldatura alla prossima settimana.